Beh, facciamo una grata in timeless a caso. Voglio vedere se è ancora possibile farlo oppure no. Vediamo. Così chiudiamo la live poi verso le 9. Vediamo. Allora. Raghavan. Ocelot. Tutto bene, Art. Tu come stai? Guide. Raptor. Monasteri. Flaghe. Bolt. Vexin. No, questa va di side. Aspetta un attimo, ma se si trovano... Ma di gatti gatti, proprio non c'è niente che si può mettere. No? Boromir perché Neotoni? Anti show and tell? Decide allora. Sean Bean, uno dei miei attori preferiti. Sì, però lo fanno morire sempre, è vero. Sempre. Sì, ma ci sta se preferite altri agro, ragazzi. Qui lo sto mettendo insieme palesemente a caso per vedere se basta giocare le carte forti anche in timeless per avere un minimo di risultato. Una merda, Dracula, una merda. Abbiamo fatto un 2 come risultato massimo.
No, questo non poi non c'è nero. Ho in mente Path to Exile, ma non è Path to Exile, è da Spada Spiga. Ah, ma Timeless non è solo non alla tua portata, alla non portata anche mia, eh. È un formato così. È un formato così. Proviamolo così a caso. Proviamolo. Quante creature? Va bene, 25. Forse pochi botti? No, però va bene, abbiamo le spell a 0 che triggerano. Ah no, questa non viene triggerata però da questa, solo dalle instant e dalle sorcery. Quindi sono solo queste che triggerano lui, non va bene. Dobbiamo giocare le eliche. Sì, le ho viste Arte, mi sono piaciute tanto. Tanto, tanto. Mi sono piaciute. Dai, proviamolo. Non c'è Monastery, l'ho tolta, raga. Però voglio tre Leonin e tre bombarde. Proviamo. No, a me è piaciuto Mixi. A me è piaciuto. È l'unico personaggio che secondo me è scritto proprio bene dall'inizio alla fine. Come lo gioca anche l'attore è molto molto bello. Mentre gli altri mi salgono e mi scendono, lui mi piace tantissimo sempre, anche nella prima mi è piaciuto. Come attore, eh? Come attore. Allora, play first. Proviamo. Bruttissima, ma proviamo. Weir, grazie mille per il follow. Vai. Non ha bolt in mano lui. Vai. Ottimo. Ok. Vai. Attenzione, che se il turno dopo flippiamo Gianni, mi sa che siamo lethal, eh? Buona interata, Giamico. Buona serata, caro. Bravo. Guarda pure l'Inter, tranquillo. E tifa anche per me. Tifa anche per me. Vabbè, lui è un mazzo che non esiste. Questo è il classico giocatore che sta giocando la metagame perché è una metagame. E purtroppo è in timeless a sto giro. Allora. Botto qua. No, fermo Luca. Così. E poi botto lì che c'è questo che dà più uno più uno. Così. Botte vere. Una spella 1 vinta, dai. Ma non serve. Peccato. Peccato. Ok, boh. Non so cos'è lui. Abbiamo visto una creatura sola.
Prendo Claim the Firstborn e questo che cazzo l'ho preso, ma so fare. Ah, non, ho sbagliato qualcosa, metto la seconda prison. Bene, abbiamo anche una carta di meno di side, ci sta. Claim the Firstborn e via una Mishra, vai. Sì, ma Bloody è incredibile, è incredibile. È incredibile. Ma secondo me, ragazzi, gli Anelli del Potere ha tanti aspetti belli come serie. È solo che veramente l'errore è continuare a paragonarla con Jackson o con gli scritti. Non ha senso. Non ha veramente senso, ragazzi. Non ha senso. Sono due cose diverse, punto. Io me la sono guardata bello tranquillo, senza aspettarmi nulla, e mi piace. Mi piace. Continua a piacermi. Anche le tre puntate nuove mi sono piaciute. E non poco, vi dirò, non poco. L'Hobbit film, all'inizio del primo è tanta roba. L'Hobbit come parte mi piace molto. Mi piace la parte in cui parlano di Moria, mi piace molto. E poi che mi piace un po' di meno è il secondo, quando vanno a Bosco Atro. Lì non mi piace. Lì non mi piace. Ma per me è un lavoro piacevole lo Hobbit, ecco, lo definirei così. Secondo me è un lavoro che è pregevole perché fa quello che deve fare e non deve fare di più. Esatto, Mixi, esattamente. Esattamente. Ma infatti, al di là dei professoroni e di chi si fissa solo su quelle cose lì, è apprezzata la serie, eh. Ma quello è il terzo, però, Art. L'orco pallido, non è bianco, l'orco pallido. Azog. Sì, Azog è figo. Gli altri orchi pallidi che hanno fatto sono una merda. Non so perché li hanno fatti così, però. Quello è brutto, cioè li hanno fatti proprio male. Tutti fatti a computer piuttosto male. Sì, è lui e come si chiama l'altro? Bolg? Bolg, forse. Sì, sono due. Però anche gli altri orchi, intendo, tipo anche il troll nelle scene extra, sono tutti fatti in CGI. Non è Bolg, come si chiama? Bolg. Giusto, Bolg. Ma Neotonia è il primo match. I primi match sono tutti così. Non fanno testo. Non lo so, Joe, ma non mi interessa. Proprio questa metagame me ne frega proprio niente, ragazzi. È in un formato che non è un formato. Ti puoi trovare contro il combo che ti chiuda T1 come il combo che ti chiuda T3, come questi aggro qua. Come fai a valutarlo come formato? Difficilissimo. Se non impossibile. Ma i primi tre di Peter Jackson. Sì, sono belli tantissimo, ragazzi. Vabbè, qui faccio così. Sì, più o meno sì. Ciao nonno, ciao Emilia. Sì, è così. Botto qua. Botto qua. Tu animi.
Sì. Bottola. Combat. Vai. Prego. No, secondo me lì no, non cambiano art. Ma no, quello che cambiano è quello che hanno sempre cambiato, la storia che non è scritta nel Silmarillion a Modino e basta. Tutto lì. Potrebbero, secondo me, se se la sentono in stagione 3, tipo. Far vedere la nascita dei Nazgûl, quindi far vedere tutto il regno del nord, sarebbe una figata. Ma anche lì la gente avrebbe da ridire. Non abbiamo scritto niente di quelle robe lì, ma la gente avrebbe da ridire. Tutta la questione di Fornost, di quelle cose lì, sarebbe bello da vedere. Sarebbe bello vedere Glorfindel, che non so perché non esiste in Peter Jackson, l'ha fatto fare ad Arwen. Cioè, la gente si lamenta degli Anelli del Potere paragonandolo a Peter Jackson, ma si dimentica che cazzo, Peter Jackson ha cambiato un sacco di robe. Anche come muore lo stregone, il re stregone di Angmar è diverso in Tolkien rispetto a Peter Jackson. Un sacco di robe sono diverse. Non hanno citato l'Erebor, sembra che non esista Erebor in Lord of the Rings. Erebor invece, insieme ai reami dei Bosco Atro, combattono contro la bocca di Sauron, non si fermano alla tentazione, manca un sacco di roba, ma siccome il film di Peter Jackson è fatto bene, è un capolavoro, va tutto bene. Gli Anelli del Potere critichiamo tutto. A me queste cose fanno impazzire perché secondo me le trovo molto scorrette. Vai. I fan più schizzati mi piace tantissimo. I fan più schizzati. Non c'è Tom Bombadil. Adesso si stanno lamentando perché hanno messo Tom Bombadil nella seconda. Cioè, la gente ha da due coglioni, ragazzi. Aia. Questa Fury che mi fa fuori quattro pezzi? No, tre. È un problema vero. Hanno ragione i modernisti che potrebbero rimetterla per gestire Energy, in effetti. In effetti. Però mi sa che ti facciamo male lo stesso, sai? Anche a me Philo piace tanto la prima stagione. E mi piace la seconda, di conseguenza. Sembra proprio. Sembra in realtà, però non so, ha fatto questa adesso, non lo so. Vabbè, Bolt. Aspetta un po'. Ma siamo Lethal? Improvvisamente? No, sì, ma è uguale, tanto faccio uno. Improvvisamente Lethal. Ma quanti bug ha Best of 3 Arena? Minchia! Vortex. Via un bombarda. No, via le Mishra Bubble, che bombarda, dai. Vai. Anni luce migliore, Hostis. Anni luce, tanto, eh. Tantino. È tanterrimo. Anni luce avanti. È tanterrimerrimo proprio. Keep. Quante furie avrà adesso lui? Scopriamolo con Ragavan.
Hanno inserito nella seconda stagione un personaggio presente in un vecchio gioco del Signore degli Anelli. Chi? Beh, scrivimelo in privato per non fare spoiler art. Ah, sì, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Sì, ho capito, ho capito. Non ho capito, ho capito. È un vecchio gioco, è... Quanti anni ha? 10? Non ne ha 10 già. Credo. Ha già 10 anni? 15? È così vecchio. È la guerra dell'anello, no? Cazzo, è del 2005. No, aspetta. No, la guerra dell'anello, questo qua è il plastic game. Non è la guerra, com'è che non è la guerra dell'anello, eh? Com'è che si intitola giusto? Aspetta che non mi ricordo. Ma no, la guerra dell'anello. La guerra dell'anello, eccolo qua. Non so di che anno è, però. No, Sir Raimon, no. No. Proprio no. Vediamo cosa pesca. 2014, ah, ok. Beh, quindi 10 anni fa. 10. Mi sembrava fossero 10 anni. Come 2003? 2003 non è possibile la PlayStation 2. No, è dopo, eh. È dopo. Almeno. Oh, c'ho davvero 2003? Allora lo confondo con la guerra del Nord, può essere. Perché, allora, del Signore degli Anelli ho giocato La Compagnia dell'Anello per PS2. Le due torri, il ritorno del re, sempre per PlayStation 2. Poi per il computer, Conquest, quello strategico che è Battaglia per la Terra di Mezzo 1 e Battaglia per la Terra di Mezzo 2, Lord of the Rings, quello del Lego. E poi... Me ne manca uno. Me ne manca uno. Sicuramente non l'ombra di Mordor che non mi è mai piaciuto. Ciao, dottor Mail. Me ne manca uno che non mi ricordo come si chiama. Quello dove sceglievi maga, nano o elfo era Conquest, vero? Conquest era uno di quelli che mi è piaciuto di meno. Infatti me lo ricordo. Vai. Basterà, Gianni flippato e un flag è pronto a entrare. Degli anni 80, madonna mia. Comunque, ragazzi, sembra che basti giocare aggro per vincere in questo formato. Cioè, stiamo trovando dei matchup orridi che il nostro gioco aggressivo sta vincendo da solo.
Aspetta, andiamo. Vabbè, uguale. Ok. Yeah! Già 2-0, la Madonna. Chi ha fatto gol? Ma zio Pera. Ma che cazzo combina Jim City? Ma perché l'Atalanta continua a tenere Jim City, tra l'altro? Ma cosa? Perché? Perché? Tra l'altro io lo compro sempre al fantacalcio, coglione io che mi prende sempre quel 5 e mezzo fisso perché non fa niente, ha fatto un gol in 2 anni, ha fatto. Il Gasp lo deve tenere per forza, Gin City. Deve trovare il risultato degli standard event su Arena. Non lo so, però ti rispondo che ti basta MTG Goldfish, che fa la stessa cosa e ti trova i cartacei. Genio di Umbaina, caos, c'hai ragione tu. C'hai ragione tu. Ed Eurogol di Barella, andrò a vedere poi. Aia. Via Galvanica. Grazie per il follow a Savoxerino. Cosa ha tolto Ragavanno? Lui Ragavanna, vai. Lui è Sacrifice. Atalanta poteva fare di più sul mercato? Sì. Sì. Sì, ragazzi, sì. Ma posso dire che questo calciomercato è rimasto un po'. Non so, ecco, non so spiegarmi. Cioè, non è il calciomercato che vi dico. Boh, bello, sono esaltato. È stato un po'. Cioè, a parte, non lo so, Dani Olmo, tipo, no? Boh, tipo Dybala che rimane a Roma. Perché è rimasto a Roma? Boh. Non so. Sì, probabilmente si squido. Non lo so, secondo me non è stato un gran calciomercato in generale per la Serie A quest'anno. Ma magari mi sbaglio io, eh. Magari mi sto perdendo qualcosa. Non lo so. Mi dà sempre l'impressione. Meno male che l'hai appena scartato. Mi dà sempre l'impressione che si potesse fare di più. Ti è piaciuto il calciomercato della Juve? Interesting. Cos'hai di creatura per vincere questa partita? Gianni che lo flippi da. Non puoi flipparlo, c'ho questa. Avrei. Ah, puoi avere scarto e sacchi gatto e fai questo. Flag è su pezzo? Col cazzo che me lo rompi tu, me lo rompo io. E non puoi attivare questo perché è in tempo strega. Tu se fai terra rifai quella. Quindi questo deve volare. Punto. Vai. Come Wizzy con Arena al mercato? Boh, sì, un po', un pochino. Un po'. Un pochino sì. Ce l'hai la terra stappata? Sì. Ah, non può farlo però. Però flippa Gianni. Flippa Gianni però non ha permanente rosso attualmente. Come fa? Ah, può rifare flag per spararmi il mio a Gianni. Sì.
Refactorian Nightmare per cosa? Ah, per uccidere lui, forse. Buona vacanza, Classicale, auguri. Dai, dai, dai. Grazie che sei stato qui con noi, allora. Vai a godertela, vai a godertela. Vai a godertela. Rifà Nightmare. E fa flaghe. Flaghe Sparagiani, guadagna 3. Non ha messo nient'altro, no? Esatto. Ehi, devo pescare Bolt. Devo pescare Bolt, se no moriamo. Però il suo Ajani poi lo può rifare con... No, perché... Quanto mana dà questo? Eh sì, da 3. Da 3. Ma tanto non va giù, quindi... Vai. Penso che abbiamo perso. Lui dovrebbe andare in loop, no? Dovrebbe. Eh sì, va in loop. Oddio, va in loop, però io poi guadagno un'altra energia, lo mando a uno. Ma no, sì, ce la fa, ce la fa. Adesso comincia a guadagnarle anche lui. Devo pescare Ocelot oppure Bolt. Bolt sarebbe il top. Niente, abbiamo perso. Fatto stato il prison. Va bene, GG. Sì, stato il prison e il loop vince. Non ho idea di come sai dare contro di te, sinceramente. Penso che metterò cose a caso come Claim the Firstborn e Static Prison. Basta. Spiga, forse. Via un leonino. Via le Mishra. Basta. E basta. Vai. In Timeless sì, è molto molto forte. In Timeless è molto molto forte. Molto molto forte. Sì, proviamo. Se lui poi ci risponde, ha vinto. Ocelot, devi farci un piacere. Ittare! Vai. Niente addirittura. Ok, quindi a Orchis Bowmaster. Bow persa? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Ah, molto bene. Molto bene. Girata randomica perfetta. Pesco e concedo. Va bene. Vabbè, busta. Ci sta. Quantomeno abbiamo buttato via pochissimi gold. Ragazzuoli, io penso che domani facciamo ancora un po' di Timeless Metagame Challenge a caso. Poi torniamo a fare i nostri eventini.
Poco da dire, la maggior parte dei match che ho trovato sono gatti, ho poco da dire, rimango perplesso un po' sul formato, però ci sta, è molto simile a Modern, Arena è tutto buggata oggi, non so che cazzo succede.